Grazie Presidente, e il saluto della città di Milano è il saluto del Sindaco Sala che mi ha pregato appunto di portare, il saluto all'amministrazione tutta per questa bellissima inaugurazione di una mostra molto importante perché rappresenta un tassello estremamente significativo di questo grande mosaico che abbiamo costruito nel 2018 nella città di Milano che si chiama Novecento Italiano. Un palinsesto molto ricco che ha visto e continua a vedere mostre, esposizioni, laboratori, seminari, spettacoli teatrali, concerti, allestimenti di opere in cui tutte le istituzioni culturali della città hanno voluto portare il loro contributo per percorrere un viaggio all'interno di quella che è stata la straordinaria stagione creativa del Novecento italiano, pur con le tante e inevitabili contraddizioni che questo ha determinato, essendosi collocate alcune di queste manifestazioni artistiche in un periodo storico evidentemente controverso come quello che ha rappresentato il ventennio fascista. Bisogna ricordare due aspetti, credo, cruciali del modo in cui questa mostra si rapporta con l'Occidente italiano. Il primo è la evidente unità di tempo che ci permette di scorrere da questo bellissimo e inedito boccioniano. Ringraziamo davvero moltissimo il Museo di Rende per averci dato la possibilità di vederlo a Milano, un lavoro di grande qualità, di grande importanza, e il percorso che si fa da Boccioni fino ad arrivare agli esiti più contemporanei dell'arte e della pittura ci permette di capire come l'evoluzione degli stili e dei linguaggi ha caratterizzato una straordinaria pluralità di espressioni artistiche nel Novecento, di cui ogni opera qui rappresenta appunto un tassello importante. Il secondo è il dato che sembrerebbe banale all'inizio, ma poi in realtà rappresenta un elemento di grande interesse, che è quello geografico, perché la provenienza quasi integrale degli artisti dal punto di vista geografico, appunto dalla Calabria, e la straordinaria rete di ramificazioni che poi sono riusciti a creare a partire da questa origine, ma abitando luoghi, territori, città magari poi del tutto diverse, ci permette anche di raccontare in un certo senso un'unicità territoriale che io credo sia particolarmente importante. È particolarmente importante questo paradosso, vivendo giorni in cui diciamo ci sono esponenti importanti del governo che fanno affermazioni un po' imprudenti sulla qualità e sull'importanza dell'offerta museale e del patrimonio del nostro mezzogiorno, affermazioni, come si può dire, affermazioni imprudenti dettate magari da una mancanza di informazione che è abbastanza preoccupante. Credo che invece la valorizzazione delle realtà museali così importanti che abitano il territorio, come la Calabria, della Puglia, della Basilicata, che naturalmente vivono appunto anche della straordinaria valore e straordinaria qualità che deriva dall'essere collocati in un territorio così ricco di storia, passi anche attraverso un'acquisizione di maggiore consapevolezza dell'apporto che appunto artisti nati in quei territori hanno dato poi allo sviluppo di linguaggi che hanno avuto ramificazioni internazionali, come appunto è evidente nel primo passaggio che toglie il fiato da Boccioni a Rodella, andando avanti, incontrando Cavaliere e facendo il percorso appunto che la mostra invita a fare.